Ciao amici di Molise Web TV. Quelle che abbiamo visto e che stiamo vedendo sono le immagini del piccolo paese di San Polo, in provincia di Campobasso. Piccolo paese con un grande cuore, paese con pochissimi abitanti, ma che hanno dalla loro una coesione e comunione di intenti unica. Coesione e amore per il proprio paese che li porta a realizzare a Natale un presepe vivente unico, sia per le caratteristiche della location. Infatti il paesello sembra proprio uno dei tanti presepi che si realizzano nelle abitazioni a Natale, sia per il senso che è stato dato a questo evento, in questo modo, dal suo ideatore, l'attuale Monsignor Angelo Spina, Vescovo di Sulmona. Giuseppe, e non gli sarai fedele durante il fidanzamento, la legge dei nostri padri prescrive la lapidazione. Giuseppe, onore Maria, e non venir meno alla tua promessa, ed ora donarle il segno che la riserva a te. Presepe vivente che diventa percorso spirituale, percorso di rinascita, e tu, così Maria, come Gesù un bambino rinasce a nuova vita ogni anno a Natale, così il visitatore viene trasportato con suoni e scene in quei tempi lontani. E le scene, spiegate e recitate da personaggi del paese e non da attori professionisti, porta il visitatore a non essere semplice spettatore, ma fruitore di un credo messo in mostra, spiegato, di una metamorfosi volta a ricercare e trovare se stessi nel senso della cristianità. Alla fine del percorso fisico, con l'apoteosi della visita al bambinello appena nato in un'umile grotta, accompagnati dal suono magico di ciaramelle e zampogne, di cui San Polo va fiero e degno custode, lo spettatore trova, o meglio, ritrova se stesso, e il futuro, i giorni a venire, saranno visti nell'ottica del ritrovato amore cristiano. Sembrano e saranno di sicuro più appaganti, sereni, perché letti con lo sguardo e la forza dell'amore cristiano. Quindi il percorso diventa percorso spirituale voluto, cercato e alla fine trovato. Invitandovi a visitare questa manifestazione dei giorni 26, 27 dicembre, credo che il divulgarla, farla conoscere a più persone possibili, è il modo migliore per ingraziare queste persone che la realizzano ormai da tanti anni, con impegno, amore e senza tornaconti personali, bensì
per quel voler dare, quel voler amare la vita perché dono divino, che purtroppo non è da tutti compreso, ma che a tutti è offerto con semplicità e genuinità. Sperando allora di aver fatto cosa gradita, un caro saluto, il vostro Angelo.